Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa è in grande festa perché celebra l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo al cielo, quella parte del credo che recitiamo tra poco, che dice: salì al cielo, siede alla destra del Padre. E poi aggiungiamo, come ci ha ricordato la prima lettura, cioè, uomini di Galilea, perché state a guardare in cielo? Colui che avete visto salire tornerà allo stesso modo con cui l'avete visto salire al cielo. E dopo infatti aggiungiamo, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Quindi questo è un mistero centrale della nostra fede, perché diciamo che è il contrario dell'incarnazione, del Natale. A Natale noi celebriamo la discesa del Verbo sulla terra, oggi celebriamo l'ascesa del Verbo fatto uomo, dopo essere morto e risorto per noi, quindi glorificato, che porta la nostra natura umana in Lui, pienamente glorificata, dentro la vita trinitaria. È una cosa molto bella. È gloria immensa per Gesù ed è anche grazia immensa per noi, perché, come dicevano i padri della Chiesa, in Gesù asceso al cielo la nostra natura umana è entrata dentro la vita trinitaria. Quindi in Lui già siamo tutti con Lui, come dice San Paolo, a condizione che durante la vita terrena seguiamo le orme sue, seguiamo gli esempi suoi, seguiamo la parola che ci ha lasciato nel Vangelo. Ora attenzione a una cosa: il fatto che Gesù sia asceso al cielo non significa che ci ha abbandonato, così come quando venne sulla terra non significa, spero che nessuno di voi avete visto come fanno i bambini, no? Dice la Santissima Trinità sono tre. Allora che succede con l'incarnazione? Uno scende sulla terra e in cielo ne restano due, e invece oggi quello che stava sulla terra è tornato e sono diventati tre. Non è così, perché scendendo sulla terra il Verbo non ha lasciato la vita trinitaria, perché è impossibile, e così salendo al cielo Gesù non ci ha lasciato soli, è rimasto con noi, solo in maniera un pochino differente. Adesso vedremo come. Prima di vedere come, una domanda, perché quello che è successo con l'ascensione è fondamentalmente una cosa: noi non abbiamo più la percezione, la presenza sensibile di Gesù, non possiamo vederlo, capite? Gesù è veramente uomo come noi, quindi quando stava sulla terra Gesù lo si poteva vedere come vedete me, ci si poteva parlare, lo si poteva toccare. Quindi questo adesso non è possibile più, perché l'umanità di Gesù è glorificata alla destra del Padre. Vi faccio una domanda però: noi siamo così sicuri che se Gesù stesse ancora sulla terra crederemmo veramente che è Dio? Siamo così sicuri? Lo dico anche ai miei cari ragazzi del catechismo, che vedo grazie a Dio numerosi. Io non sarei tanto così sicuro, perché la divinità di Gesù, anche quando era sulla terra, non si vede. Per cui apparentemente Gesù sembrava un uomo, certamente forse un sant'uomo, ma capite, alcuni gesti di Gesù per esempio erano un pochino discutibili e si attirava le critiche, capite? Perché se andava a cena con i peccatori, arrivavano i farisei e gli dicevano: ah, disgraziato, tu sei andato a cena con i peccatori perché sei peggio di loro. È un brutto giudizio, ma insomma Gesù stava a cena con i peccatori, d'accordo? Ecco, invece poi quando andava a cena a casa di Lazzaro, che era suo amico, era un potente, c'era un sacco di soldi, ah, è amico di Lazzaro, Lazzaro è amico di Ponzio Pilato, quindi questo se la fa con i potenti invece di stare in mezzo ai poveri, capite? Anche Gesù è stato sempre bersagliato e giudicato, perché purtroppo, questo mettiamocelo, mi raccomando, bene in mente, la nostra mente umana non è in grado di farsi un'idea adeguata, di dare giudizi adeguati, di fare discernimenti adeguati. Per questo che Gesù nel Vangelo ci dice perentoriamente: non giudicate e non sarete giudicati, perché la nostra testolina facilmente si sbaglia, perché i gesti di ogni persona possono avere moltissimi significati. A volte neanche noi sappiamo esattamente perché facciamo una certa cosa, vedete? Perché magari pensiamo di farla con un'intenzione, ma in realtà ce ne portiamo dietro un'altra. Quindi se noi non siamo capaci di giudicare bene nemmeno noi stessi, c'è qualcuno di voi che è capace di vedere dentro la testa e dentro il cuore del prossimo? Alzi la mano. Questo per dire che anche se Gesù fosse visibile in mezzo a noi, dovremmo comunque fare un atto di fede,
dovremmo comunque fare un passo indietro per cogliere e riconoscere Gesù nella sua vera e più profonda identità. Ora, è vero che le cose sono diventate un pochino più difficili, perché diceva San Tommaso d'Aquino, fino a quando Gesù stava sulla terra era nascosta la divinità, però almeno si vedeva l'umanità, cioè non è tutto ma è qualcosa, non si vede più niente, d'accordo? E la presenza di Gesù è diventata misteriosa. Voi sapete che alcuni santi amavano chiamare Gesù il Dio nascosto. Gesù si nasconde in continuazione. Dove si nasconde Gesù e quindi dove dobbiamo andarlo a trovare? Ecco. Qual è il posto più grande dove si nasconde Gesù? Il posto più grande dove si nasconde Gesù è l'Eucaristia, quella che stiamo celebrando. Noi pensiamo che l'Eucaristia non sia un rito. Abbiamo parlato con i ragazzi di catechismo nell'ultima puntata del catechismo. Noi pensiamo che l'Eucaristia sia la presenza viva, reale e sostanziale di Gesù in mezzo a noi. Quando io tra poco alzo l'ostia consacrata e alzo il sangue di Cristo, si sta innalzando su questo altare la croce che vediamo alle nostre spalle, quello che vedete alle mie spalle, per questo che c'è il crocifisso sull'altare, e qui c'è anche dietro l'altare, o meglio c'è sull'altare antico, dove erano rivolti dall'altra parte. Perché quello che si vede è quello che succede. Qui noi ci crediamo, ma è evidente che questo non lo vediamo, quindi Dio si nasconde. Le nostre care sorelle Paola e Barbara prima hanno prestato la voce al Signore, perché quando hanno letto le letture hanno concluso dicendo: parola di chi? Di Barbara o di Paola o di qualcun altro? Parola di Dio. Quindi dietro quello che abbiamo letto si nasconde Gesù. Io ho letto il Vangelo e alla fine ho detto non parola di Don Leonardo, ho detto parola del Signore. Quindi la presenza di Gesù è nascosta nella sua parola. Gesù ci ha detto: guardate, io adesso torno al Padre, ma state tranquilli che ritornerò a voi e vi vestirò di potenza dall'alto. Lo celebreremo la settimana prossima, cioè vi manderò lo Spirito Santo, giusto? Ecco, ma io se vi dovessi chiedere, sentite un po', ma se non volete prendere un po' di Spirito Santo, dove andate a cercare? Dove andiamo a cercare lo Spirito Santo? Dove passa lo Spirito Santo? Come faccio a ricevere lo Spirito Santo? Cosa devo ricevere con frequenza? Soprattutto i sacramenti, no? Soprattutto quelli che si possono ripetere, la confessione e l'Eucaristia. Se io sto lontano dai sacramenti, sto sicuramente lontano da Gesù. E dall'essere lontano da Dio ad essere contro Dio, quindi a comportarsi in maniera contraria come vuole il Signore, il passaggio è molto breve, a volte quasi inevitabile. Però io non mi rendo conto, per esempio, quando mi vado a confessare, se mi sono confessato bene, quanto grande sia la grazia e il beneficio che ricevo e quanto profondamente la mia anima abbia incontrato Gesù. È anche questo un contatto che si realizza per la fede. Poi ci stanno altre due presenze, poi chiudiamo, di Gesù, sono quelle un pochino più difficili. Gesù è presente, sapete dove? Dove è presente Gesù? È presente nella Chiesa. È presente nella Chiesa, sia la Chiesa universale, quindi la Chiesa come istituzione da lui formata, sia la Chiesa come comunità. Vi ricordate cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E dei suoi apostoli, dei dodici, oggi non ci sono più i dodici, i vescovi sono ben più di dodici, ma tutti quanti i vescovi insieme succedono al collegio dei dodici. Cosa ha detto Gesù agli apostoli quando li ha mandati in missione? Chi ascolta voi, ascolta me. Chi accoglie voi, accoglie me. Chi respinge voi, respinge me. È facile secondo voi vedere Gesù in tutti i ministri di Dio, tutti, buoni o cattivi? Magari se qualcuno è buono, pure qualcosa si vede, ma quando uno è meno buono è un po' più difficile. E infatti molti ci credono poco alla Chiesa. Poi Gesù ha anche detto un'altra cosa, si trova anche in un altro posto, l'ultimo. Non sono finiti, però ci fermiamo qui. Cosa ha detto nel Vangelo di San Matteo? Parlando degli ultimi, ogni volta che avete fatto, dato da mangiare agli affamati, da bere agli assetati, ospitato i forestieri, siete andati a trovare i carcerati, avete vestito gli ignudi, avete visitato i malati, ogni volta che avete fatto queste cose, cosa aggiunge? Attenzione, non dice come se l'aveste fatta a me. Ha detto l'avete fatto a me.
Quindi vuol dire che Gesù si identifica con gli ultimi, così come si identifica con gli apostoli, perché anche degli apostoli ha detto: chi accoglie voi accoglie me, non è, è come se accogliesse me, capite? Quindi vedete in quanti posti troviamo Gesù, nell'Eucaristia soprattutto, nella sua parola, nei sacramenti, nella Chiesa. Quando ci riuniamo come comunità, io sto cercando di esortare a vivere bene, anche ieri notte abbiamo vissuto un momento molto molto bello nelle celebrazioni della chiusura del mese di maggio, non soltanto per le cose belle che abbiamo fatto, ma uno dei momenti più belli è stato un'oretta di fraternità che abbiamo fatto dopo l'adorazione tutti quanti insieme. Qualcuno mi diceva, cioè, guardate che dice, ma prima abbiamo pregato, mo ci stiamo a distrarre. Dico, è vero che prima abbiamo pregato, mo ci stiamo a distrarre. Ma non è tanto un distrarci, perché noi stiamo insieme come fratelli, capite? Stiamo insieme come comunità, stiamo insieme come persone che stando insieme imparano e crescono nel volersi bene. Questo non è una cosa molto diversa dalla preghiera. Certo, un'altra cosa, ma comunque, capite, nella concordia, nell'amicizia, nell'amore fraterno, vive Gesù, capite? Qui un bel momento di fraternità è un momento in cui Gesù è presente. Noi non dobbiamo avere la mente troppo, capite? Ve lo dico io, insomma, io non è che sono una persona che, cioè, io prego, quindi cerco di stare vicino ai sacramenti, non è che non gli do importanza, ma anche questa dimensione è importante. Vi ricordo che il vescovo, il nostro caro vescovo Mariano, quest'anno vuole che ci pensiamo a questa cosa. Vuole che le nostre parrocchie, chiese, crescano come comunità e famiglie di persone che si vogliono bene. C'è questo aspetto. E poi Gesù è presente nei poveri e negli ultimi. Sapete quanto questo tema è caro al nostro Santo Padre ed è caro a tutti i cristiani. In ogni povero e ultimo del mondo Gesù è presente, perché con essi si identifica, perché lui è vissuto come l'ultimo tra gli ultimi, come il povero tra i poveri, e ci ha lasciato questo mandato. Ecco, quindi abbiamo tanti posti dove cercare Gesù. Ecco, quindi lo ringraziamo per aver già portato la nostra natura in cielo e per essere rimasto con noi. Un piccolo proposito: adesso comincia il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore, vivremo anche il momento bellissimo del Corpus Domini. Chiediamo alla Madonna in questo mese che ci faccia crescere nell'amore all'Eucaristia, perché il cuore di Gesù pulsa dentro la Santissima Eucaristia. Sapete che il miracolo eucaristico di Lanciano, dove si è ancora visibile, è il cuore di Gesù, la sostanza di carne in cui si è trasformato quel pezzo di ostia. Per cui il cuore di Gesù lo troviamo nell'Eucaristia. Possa essere questo mese, che conclude anche l'anno pastorale, un grande e rinnovato momento di conoscenza, di amore, di impegno e di zelo verso il cuore di Gesù e in particolare verso il cuore eucaristico di nostro Signore. Siamo lodati Gesù e Maria.